C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Da voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. Si è insediato il nuovo consiglio comunale di Cammarata, eletto nelle recenti elezioni che hanno portato alla riconferma del sindaco Vito Mangiapane. La seduta è stata presieduta dal consigliere eletto che ha riportato maggiori voti, Roberto Vinti. Dopo un breve discorso introduttivo, ha aperto i lavori trattando il primo appunto all'ordine del giorno che prevedeva il giuramento dei consiglieri proclamati eletti. Subito dopo sono stati comunicati i capigruppo consigliari, Salvatore Tuzzolino per il gruppo di maggioranza Cammarata Futura e il dottor Vincenzo Carità per il gruppo di minoranza Alternativa per Cammarata. Il sindaco Vito Mangiapane, dopo aver formulato il giuramento di rito, ha compiuto un galante gesto nei confronti dell'unica donna consigliere, Alessandra Consiglio, consegnandole un mazzo di fiori. Si è passato poi all'elezione del presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale. Risultano eletti rispettivamente Nicolò Gabriele Madonia, consigliere del PDL, e Vincenzo Impalli, consigliere del PD. Discorsi di ringraziamento, di apertura al dialogo e di un'opposizione costruttiva sono stati espressi dai componenti della minoranza. Infine è stata comunicata la composizione della giunta, già nominata dal sindaco e composta da Daniele Di Grigoli, vice sindaco e assessore alla sanità, igiene e tutela ambientale, verde pubblico e arredo urbano, politiche occupazionali e giovanili, sport, turismo e spettacolo. Alfonso Di Piazza, assessore al bilancio, finanze, patrimonio, cultura e affari legali. Antonino Narcisi, assessore allo sviluppo economico, agricoltura, cooperazione e viabilità rurale. E Giuseppe Mangiapane, assessore ai lavori pubblici, urbanistica, pubblica istruzione. Questa sera già c'è stato l'insediamento ufficiale del Consiglio Comunale per eleggere il Presidente e il Vicepresidente. Ci sono stati da parte di tutti i consiglieri pronunciamenti di buoni propositi, principalmente per il bene dei cittadini di Cammarata. Io me lo auguro, io sarò in testa a questi buoni propositi e confrontiamoci per quello che effettivamente è la necessità del cittadino cammaratese che ha votato il sindaco Mangiapane, che ha votato la mia lista, che nella continuità io intendo portare avanti tutto quanto abbiamo messo in cantiere. E i tempi sono quelli che sono, però faremo di tutto perché manterremo quantomeno tutti i servizi a favore delle fasce più deboli, che sono coloro che vanno sostenute, le famiglie, i portatori di handicap e tutti quanti. Sicuramente molto emozionato quando sono arrivato al comune di Cammarata, mi sentivo un ragazzino al primo giorno di scuola. Del resto ho incontrato anche i colleghi, gli amici che hanno con me fatto questa campagna elettorale, li ho ritrovati piacevolmente per poter dare vita a questa serata inaugurale di questa legislatura. Senza dubbio all'inizio della campagna elettorale Non era stato preventivato che io andassi a ricoprire questo prestigioso incarico che comunque mi dà la possibilità di esprimermi al meglio e di dirigere questo Consiglio Comunale verso quella attività che deve svolgere. È un'emozione grandissima, direi, in quanto il più giovane del Consiglio Comunale, neoeletto, come diceva lei poc'anzi. È un'emozione, ripeto, grandissima, in quanto ricoprire un ruolo istituzionalmente parlando così importante è per me motivo di orgoglio e direi anche di grande onore. Noto anche con piacere che in questa prima seduta del Consiglio Comunale si inizia anche col piede giusto. Posso dire che in questa prima seduta si è respirata politica in quest'aula consiliare quest'oggi, politica nel senso più nobile del termine, di quella con la P maiuscola, in quanto noto con piacere che sia la maggioranza che l'opposizione hanno intrapreso una dialettica, direi, costruttiva.